Ansa Voice Magazine. Vita a distanza, un metro, meglio anche di più, quella che l'emergenza coronavirus ci sta imponendo in questi giorni. E proprio quella misura simbolica per definire quanto poco sociali dobbiamo essere in questo periodo per cercare di contenere la diffusione del virus ci resterà impressa quando tutto questo sarà passato, speriamo presto. La distanza, la socialità, la mancanza forzata di contatti saranno le cose che più di altre ci segneranno, oltre probabilmente a una recessione economica che ci farà ripensare alle nostre priorità. Dunque, le strette di mano sono vietate, gli abbracci anche, figuriamoci i baci. Stabilire che un abbraccio fa male quando invece in tempi normali è un toccasana è la cosa più incredibile di questo tempo falsato e costretto dal Covid-19. Eppure è così. Distanti per un po', uniti come paese, è lo slogan. Veniamo allora alla tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale Ansa Lifestyle. In realtà le tendenze sono due, strettamente collegate al periodo che stiamo vivendo: responsabilità e solidarietà. Pur con tutte le eccezioni negative che purtroppo si verificano, la tendenza ad essere responsabili è ciò che sta accadendo questa settimana. Dopo gli scetticismi iniziali, abbiamo capito che è anche alla responsabilità di ciascuno evitare che il virus contagi ancora di più. Se vogliamo aiutare i nostri medici, i nostri eroi che lottano contro il coronavirus, bisogna limitare al massimo le opportunità di contagio responsabilmente. E dunque le strade si sono svuotate, le persone rinunciano ad uscire se non in casi necessari, abbiamo accettato che le comunicazioni avvengono a distanza, sacrifici purtroppo necessari e di cui con responsabilità e anche con decreti governativi ci facciamo carico. Il ciao ciao con la mano profumata di alcol è il gesto di confidenza al momento più popolare, meglio se via FaceTime o Skype. Non incontriamo persone, ma chattiamo con loro. Non andiamo in chiesa, ma ci colleghiamo su Facebook. Non andiamo al lavoro, ma facciamo lo smart working da casa. Non vediamo i parenti, ma li videochiamiamo, anche se abitano nella nostra città. Una socialità ristretta e condizionata, ma sulla quale pesa la nostra responsabilità. Se ci pensiamo, è in fondo un piccolo sacrificio sulle nostre abitudini e comodità, che potrebbe farci ripensare a tante cose, apprezzare la vita più lenta, dedicando tempo alla lettura, alle passioni accantonate dalla routine, alle attività come la meditazione che ci scaricano dalle angosce. Ecco dunque che alla tendenza ad essere responsabili c'è anche quella ad essere solidali, per fortuna, in questi giorni. In un condominio romano e qualche giorno dopo uno di Torino è apparso un cartello: siamo le ragazze del quarto piano, possiamo portarvi la spesa a casa gratis. Il messaggio agli anziani del palazzo è lo stesso magari detto a voce e dunque non intercettato dai media, che in tantissimi stanno dicendo in questi giorni nei propri condomini per mettersi a disposizione per fare la spesa a chi è meglio che non esca, che siano genitori e parenti anziani, e questo è ovvio, oppure semplici conoscenti, e questo è bellissimo. Questo non vale solo per chi ci abita, magari solo la porta accanto, ma per le tante persone fragili e in difficoltà che conosciamo e che magari vivono di piccole donazioni. E ora che non gira più nessuno, che le persone stanno a casa, è il momento della solidarietà anche con chi è più povero. Le persone che chiedono l'elemosina fuori le nostre chiese o fuori i supermercati, le conosciamo tutti, siamo abituati anche per così dire a frequentarle, a vederle ogni giorno. Oggi sono loro le persone più fragili. È il momento di aiutarci collettivamente, di riscoprire il valore della vicinanza e della solidarietà rispondendo responsabilmente con senso civico. Non dimenticarsi di chi fa più fatica, di chi ha più difficoltà, dall'aiuto nei compiti all'acquisto dei farmaci e per aiutare in generale chi è in difficoltà per l'emergenza coronavirus e non lasciare indietro nessuno. È la tendenza della settimana, la solidarietà. Siamo tutti di fatto un po' più isolati e chi accuserà di più il colpo sarà proprio chi è già solo, malato, anziano o in situazione di difficoltà. E dunque essere solidali è anche avere segni di attenzione. Di questi tempi, infatti, una telefonata vale come un abbraccio.